Radio Sound, tante sorprese all'interno di Sound Kitchen, che è questa cucina a 360 gradi dove si parla di tutto, praticamente fuorché di cucina. Ecco, non mancano mai grandi successi, non mancano le sorprese, e oggi abbiamo proprio una bella sorpresa. L'abbiamo annunciata, lo diciamo magari per i più distratti, perché si fosse appena sintonizzato, oggi con noi per dare il là ufficialmente al nuovo appuntamento con Bakery Time abbiamo Matteo Soragna. Buongiorno Matteo. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, si apre così un bel appuntamento dedicato al basket. Io saluto anche Luca De Micheli, uomo comunicazione della Bakery Basket di Piacenza. Ciao Luca, lo saluto dall'altra parte del vetro. Noi stiamo facendo i pesci in acquario, ma i pesci parlanti. Sì. Speriamo di essere un bello spettacolo. Sì, cioè, proprio l'apoteosi della bellezza, no? Cioè, già ridono dall'altra parte. Sono dei segni inconsulti. almeno per quanto mi riguarda, ci mancherebbe altro. Allora, Matteo, parliamo di basket con te. Tante cose di cui possiamo e potremo parlare in questa mezz'ora che ci vedrai insieme praticamente fino alle 2 del pomeriggio. Intanto, tu, il tuo primo anno a Piacenza quest'anno, un nuovo acquisto, un acquisto di peso per il basket piacentino. Sì, anche di annata, nel senso che ormai... La mia età consente di dare... Ma dai che i tuoi 86 anni li porti bene. Li porto benissimo. No, sono contento perché è un ambiente che è molto carico di entusiasmo, c'è un progetto alle spalle ed è questa è una cosa fondamentale all'interno proprio dello sport per cercare di fare le cose bene, e quindi insomma sarà un'avventura particolare, nuova sicuramente come prospettiva, però l'entusiasmo c'è da parte veramente di tutti. Questa è una bella cosa, ma si sente anche nell'aria questo entusiasmo in città, l'attesa, la voglia, il desiderio. Sì, poi al palazzetto insomma vengono, ci incitano, magari abbiamo perso qualche partita durante il precampionato ma ci battevano le mani lo stesso perché magari hanno visto che abbiamo avuto il giusto atteggiamento, quindi insomma se le premesse sono queste si può lavorare veramente bene. Ecco, tu che sei un giocatore d'esperienza, adesso al di là delle battute, quanto peso specifico questa componente, cioè sentire la vicinanza, e te lo chiedo senza voler cadere nel banale, ci mancherebbe altro, la vicinanza del pubblico, dei tifosi, sentire vicino gente che crede in voi? Guarda, ovviamente dipende da persona a persona, perché ogni giocatore ha le sue caratteristiche proprio di personalità e quindi c'è chi si fa influenzare di più, chi di meno. Ci sono giocatori che magari con un pubblico molto molte esigenze soffrono e chi invece si carica e si responsabilizza molto di più. Di sicuro se hai un pubblico che interagisce molto con te e tu sei bravo a interagire molto con loro, qualcosina in più puoi averlo, perché insomma poi quando fai un canestro il pubblico urla, lo senti proprio, percepisci proprio le vibrazioni che ti possono dare una grande carica. Io ho già pronte 132 domande per te, andremo avanti, lui non lo sa ma andremo in diretta fino alle 11:30 di stasera con te, avvisa a casa. Io sono disponibilissimo, così salto allenamento, hai capito? Agli allenamento? No, ci mancherebbe, anzi abbiamo, come dire, come sempre i grandi successi, altre domande pronte per Matteo Soragna. Magari ti facciamo fare anche lo speaker perché lo dico dopo. Intanto ci ascoltiamo Neck, Io ricomincerei. No. Dimmi che tu ci sei e io ricomincerei. Io ricomincerei. Ti riconoscerei. E ricomincio anch'io, come dice Neck, io ricomincerei a chiacchierare con Matteo Soragna, anche se in realtà non abbiamo mai smesso di chiacchierare, abbiamo chiacchierato anche fuori onda. Sai cosa facciamo, Matteo? Prossima canzone che va, il fuori onda lo lasciamo in onda, così ascoltano le nostre beate chiacchiere che perfetto. Con tutte le cose gli strafalci... Ma no, ma siamo stati bravissimi. Ma sì, no, due o tre confidenze così. Sì, tanto non ci sente nessuno. Tanto per conoscerci un po' meglio. Esatto. Dai. Allora Matteo, parliamo un po' di te. Abbiamo parlato intanto, abbiamo fatto un piccolo cenno al campionato, a questa nuova avventura che appunto attende la Bakery Basket di Piacenza. Dopo ti farò il domandone sugli obiettivi, ma ci arriviamo col tempo. Parliamo di te, hai un ruolino di marcia, uno score, un curriculum particolarmente importante, ricco. Cito due cose tra le tante, il tuo argento nel 2004 alle Olimpiadi, lo scudetto con una certa squadra, Treviso, nel 2006. Racconta, cioè, tu parti da giovane, inizi giovani del basket, e poi quello che magari inizialmente era una passione, un sogno, è diventato qualcosa di particolarmente concreto, no? Ma in realtà quando ho cominciato a giocare, poi quando ho realizzato che mi piaceva veramente, non ho mai pensato di fare altro.
avevo già in testa che volevo diventare un giocatore professionista di pallacanestro. Poi ce la puoi fare, ce la puoi non fare, quello sarà solo il lavoro che fai e le occasioni che hai che decideranno dove potrai arrivare. Quindi ho iniziato, sono andato via di casa che avevo 16 anni, sono andato a Cremona, non lontano da qui. Perché tu sei originario Io sono originario di Mantova, okay. Quindi piccolo trasferimento, però ormai vivevo già da solo quando avevo 16 anni e lì c'è stata la prima formazione proprio dell'uomo, diciamo, che da ragazzo diventi uomo, poi inizi a capire che è veramente quello il tuo mondo, che appartiene a quel mondo e che quel mondo ti appartiene. Poi ho iniziato a girare come fanno tanti giocatori, fortunatamente non ho mai girato tantissimo, ho avuto la fortuna di rimanere nelle città dove ho giocato per tanti anni, 4 anni, 5 anni, poi ancora 4 anni a Biella, insomma, e lì insomma sono successe un po' di cose, sono felice di quello che è successo perché sono partito dal basso, da buon operaio. Ti hai fatto una bella gavetta, no? Sì, sì, ed è quello che mi ha anche costruito come giocatore, sono felicissimo. Certo, se uno già a 20 anni gioca in Serie A, gioca in Serie A per 20 anni, tanto meglio, però se poi ci arrivi anche per vie traverse va bene uguale. Senti, abbiamo parlato appunto di questi due, tra le varie conquiste, due risultati importanti, non voglio farti scegliere idealmente parlando tra due figli, ma tra l'argento olimpico e lo scudetto... Cosa ti ha regalato l'emozione più forte? Sono due sensazioni completamente diverse. Nel campionato lavori 8 mesi per raggiungere un obiettivo, con la nazionale lavori 2 mesi e mezzo per raggiungerne un altro. Però insomma, vivere l'esperienza delle Olimpiadi, anche se non vai a medaglia. E ricordiamo dove queste Olimpiadi? Ad Atene, nel 2004. Okay. Anche solo vivere l'esperienza, cioè dire io ho partecipato a un'Olimpiade, ti lascia un bagaglio di emozioni che in altri casi non puoi avere, perché vivere il villaggio olimpico, la mensa, tutti gli spostamenti, gli altri atleti che vedi a 2 centimetri da te, che erano atleti che guardavi solo in televisione, invece prendono il vassoio e come te vanno al self-service della mensa, sono cose che livellano molto, cioè non importa cosa hai fatto, cosa hai vinto, chi sei, sei uguale agli altri in quel momento, pur rimanendo il fatto che poi chiedevo gli autografi e chiedevo le foto a quelli che insomma ammiravo. Cioè facevi già i selfie, eri l'antesignano dei selfie. Ancora non esistevano, però mi facevo fare una foto da qualcun altro perché almeno insomma il cimelio ce l'avevo. Ok, hai capito. Ecco, adesso va di moda chiamarli selfie, poi ci sono i selfie col bastone telescopico. Anche Luca De Micheli, vedi, c'ha il bastoncino, non il bastoncino Findus, ma quello per la macchinetta fotografica, è attrezzatissimo. Ma lui fantastico. È super tecnologico, deve lavorare con questo. Cose, quindi... Senti, a proposito di Luca, sta per arrivare Luca Carboni, non so se quando ha scritto questo nuovo singolo pensava a Luca De Micheli, capufficio stampa della Bakery Basket, forse sì, forse no, comunque si chiama Luca lo stesso. C'è chi ama la sua terra, i suoi confini ed è così patriotti. Due ragazzi che si amano. Grandissimi nella mattinata, ormai pausa pranzo, quasi pomeriggio di Radio Sound con Love Kills. Oggi abbiamo dato il là al nuovo appuntamento Bakery Time con un grande campione ospite in studio con noi, Matteo Soragna del Bakery Basket di Piacenza. Ma non solo, Matteo, non ci siamo mica accontentati, abbiamo detto possiamo essere solo io e te? Io, te, Luca De Micheli, che si occupa dell'ufficio stampa? Abbiamo la carrambata. Abbiamo la carrambata? Ti lascio in conduzione. Chi abbiamo con noi oggi, collegato telefonicamente? Presidente, buongiorno. Ciao Matteo, è una carrambata per fortuna limitata, nel senso che non sono la vecchia fiamma di Matteo. Sei la nuova fiamma quasi. La nuova fiamma, la nuova fiamma. Non diciamo la mia moglie perché altrimenti si ingelosisce. Ecco, mi piace questa parentesi molto, come dire, molto gossipara. Lanciamo il titolo: storia tra il presidente Matteo Beccari e Matteo Soragna. No, ci mancherebbe altro. Il presidente del Bakery Basket di Piacenza, Marco Beccari. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti voi, grazie della telefonata. Beh, ma ci mancherebbe altro, grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Oggi abbiamo dato il là a questo nuovo appuntamento dedicato appunto al basket e alla Bakery Basket di Piacenza. Un campionato, si parla sempre in questi momenti a voce bassa, che per carità del cielo, però è iniziato con il piede giusto, intanto con una vittoria. Sì, 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 è venuta quella. Fortunatamente dopo le ultime 3 stagioni dove avevamo sempre perso, siamo riusciti a invertire la rotta, anche se abbiamo fatto molta molta fatica e ne siamo venuti fuori con il cuore alla fine, complicandoci più del dovuto la partita, perché come si dice, la prima partita di campionato molte volte
riserva sorprese anche dal punto di vista emotivo, quindi la squadra si deve ancora un attimino strutturare da questo punto di vista, essere un po' più serena e compatta, però il risultato è venuto e quindi sicuramente questo qua aiuta tantissimo. Obiettivi della stagione, domanda che poi girerò anche a Matteo Soragna, perché con lui ci addentreremo sul campionato tra un attimo, intanto vista la sua presenza ne approfitto subito per chiederglielo. Beh, testimonia la presenza di Matteo da voi in studio, quando hai un giocatore di questa levatura vuol dire che la squadra è stata creata per poter competere fino in fondo, quindi noi non ci nascondiamo, cioè noi puntiamo a cercare di tornare in Serie A, che abbiamo assaporato l'anno scorso ed è stata una stagione comunque molto importante e anche molto coinvolgente. Se lo merita la città, che sta dimostrando ogni giorno di credere sempre di più in quello che stiamo facendo e ad amare, e imparare ad amare la pallacanestro, che è uno sport veramente fantastico dal punto di vista del coinvolgimento. E quindi la squadra è costruita per poter arrivare a competere fino in fondo e a prenderci quell'unico posto, purtroppo ce n'è soltanto uno disponibile, che ci riporterebbe in Serie A, dove poi cercheremo di consolidarci come città e come società. Grazie ancora a Marco Beccari, presidente della Beccari Basket. In un tweet, tra le tante caratteristiche, qual è quella su tutte che l'ha convinta a voler portare a Piacenza Matteo Soragna? L'uomo, persona di grandissima elevatura, di grandissimo spessore, ci siamo trovati subito realmente bene a pelle e quindi questo ha determinato la sua accettazione a venire in una realtà come la nostra per dare un grosso contributo di crescita, quindi l'uomo. Grazie ancora a Marco Beccari, opinione vedo molto ben, come dire, accettata da Matteo, lei non lo può vedere, però è qui di fianco a me in radio, con sorriso d'Urbans, faceva sì con la testa, molto contento. No, perché diciamo che la nostra vita, pur in due mondi completamente diversi, ha un certo parallelismo, nel senso che io sono partito dal basso e sono riuscito ad arrivare al livello che mi ha dato soddisfazioni, e dal punto di vista lavorativo Marco si è creato da solo ed è arrivato ad avere un'azienda leader nel suo settore, quindi insomma due percorsi paralleli che però si possono assomigliare. Continueremo la chiacchierata, intanto ancora grazie a Marco Beccari, presidente del Beccari Basket Piacenza. Arrivederci. Grazie. Presidente, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Con il grandissimi Coldplay a Sky Full of Stars nel pomeriggio di Radio Sound. Non ci sono problemi, con i Coldplay si casca sempre in piedi, qualsiasi cosa mettano sul mercato riescono sempre a prenderci. Abbiamo una leggera passione per i Coldplay, no? Si sente, soddisfazione, sempre. Soddisfazione. Qualsiasi mood, se sei triste li ascolti, se sei felice li ascolti, se sei normale li ascolti. Coldplay dipendenti, ecco. Molto sul pezzo, Matteo Soragna. Secondo me qua c'è aria di radio, perché tu non è la prima volta che sei on air. No, beh, l'anno scorso a Capodorlando un ragazzo mi ha dato la possibilità di fare una trasmissione molto sul cazzeggio, proprio perché andavamo a ruota libera, cioè io andavo a ruota libera perché lui appositamente non mi dava nessun copione, canovaccio, niente. Cioè praticamente quello che stiamo facendo oggi. Esatto, e quindi si parlava un po' di tutto, notizie, curiosità, però molto molto divertente. La radio è veramente un mondo stupendo. Beh, guarda, qui a livello di sano cazzeggio, quando vuoi, siamo qui che non ci sono assolutamente problemi. Senti. Prima parlavamo, mi è piaciuta molto la risposta che ha dato Marco Beccari, il presidente della Beccari, quando ho chiesto tra le varie caratteristiche che ti identificano qual è quella che lo ha fatto scegliere nei tuoi confronti, ha detto l'uomo. Quali sono? Beh, un bellissimo complimento. Sì, pure troppo probabilmente. Senti, quali sono i consigli che dall'alto della tua esperienza ti senti di dare ai ragazzi, ai giovanissimi che sono all'ascolto e che sognano un domani di essere loro il nuovo Matteo Soragna? Oddio, sono tante le cose che contribuiscono alla riuscita o meno di un ragazzo che vuole diventare un giocatore, a prescindere dallo sport, proprio nel mondo dello sport in generale. Io credo che la cosa fondamentale sia quella che devi pensare allo sport come un lavoro, pur sapendo che non lo è.
cosa voglio dire? Che tu devi andare all'allenamento e devi essere il più professionista possibile, il più professionale possibile, e ascoltare il tuo allenatore, i tuoi compagni di squadra. Tu devi piacere ai tuoi compagni di squadra e devi piacere al tuo allenatore. Lo puoi fare solamente se lavori forte. Una volta che lavori forte, che fai quello che serve, poi il tuo talento, la tua dedizione ti dirà dove puoi arrivare. Avete capito, ragazzi? Avete preso appunti? Sia che si parli di sport o di altro, magari di musica, eccetera, eccetera, siete emergenti con dei sogni che volete concretizzare, questi secondo me sono consigli molto utili. Sai, io vedo molto il giocatore come un soldatino, ma sì, non nell'accezione negativa del termine. Cioè, tu devi eseguire degli ordini. Se li esegui bene, giochi. Se li esegui male, giochi di meno, semplicemente quello. Poi puoi usare il tuo talento, ovviamente, certo. Che fa parte del gioco. Però sei chiamato a svolgere un compito. Se lo svolgi bene, vedrai che le cose andranno bene. È lo stesso approccio col quale ti sei avventurato nella nuova avventura da telecronista per Sky? Oddio, quello mi auguro che... Cioè, il mio approccio sarà sicuramente quello. Poi mi auguro di essere in grado di dare il mio contributo e di farlo con una certa professionalità e tutto. Però anche quello è un mondo nuovo. Mi affascina molto, spero di essere all'altezza. Vari puntati sul campionato siete attesi domenica dalla seconda di campionato con il Borgo Sesia. Sì, non sarà semplice, è la prima gara in trasferta ufficiale in campionato, quindi dovremo capire bene come funziona. Quando giochi in trasferta, la cosa fondamentale è fare pochi errori. Se riesci a limitare gli errori, ti dai più possibilità di vincere. Non sarà facile, però insomma nessuna partita lo è. Palla 2, ricordiamo a che ora? Alle 16. Alle domenica, 16 di domenica. Sì. No, scusami, 18, scusa. Alle 18, ok. Alle 18 in trasferta a Beccari sul campo del Borgo Sesia. Tu sei reduce da 2 anni a Capodorlando, vabbè, che brutto avere il mare sotto casa, uscire in ciabatte. Dove vado adesso che ho finito l'allenamento a far bagnetto? Ecco. Guarda, 2 anni fa c'è stato particolarmente caldo. Mia figlia Cecilia, al 15 di febbraio, ha fatto il bagno fino al sedere, in pratica è entrata in acqua fin tutte le gambe. Fantastico, al 15 di febbraio. Fantastico. È stata una cosa incredibile, davvero. Visto che l'hai citata, facciamo un saluto a chi ti sta ascoltando da casa. Chiaramente tutti i tifosi, ci mancherebbe altro, anche i non tifosi di basket, ma so che ci sono 2 persone in particolare. In particolare, mia moglie e mia figlia, Lisa, mia moglie, e Cecilia, mia figlia, che sono le mie prime tifose. Addirittura Lisa, mia moglie, è un capo ultra, quindi ogni tanto devo tirare le redini, perché proprio... Ma in casa ti parla col megafono? No, proprio quando è al palazzetto, pur di difendermi, fa di tutto, quindi ogni tanto tiro le briglie, perché però insomma è veramente una donna amata da chiunque la conosca, quindi questo mi rende molto orgoglioso. Molto bene, molto bene. Grazie ancora davvero di cuore a Matteo Soragna per averci, come dire, fatto compagnia oggi una mezz'oretta insieme. Grazie a voi dell'invito. Di sano cazzeggio. È quello che bisogna fare in radio. Esatto, facciamo il nuovo programma, magari Rita ci sta ascoltando, facciamo il cazzeggio time. Va bene, allora ancora in bocca al lupo, grazie a Luca De Micheli, ufficio stampa della Beccari Basket di Piacenza. Noi vi aspettiamo, tu torna quando vuoi, prossimo appuntamento con Beccari Time mercoledì prossimo, sempre alle 13.30, e intanto in bocca al lupo per domenica. Crepi e buona pallacanestro a tutti.